Nelle letture di oggi, solennità di Pentecoste, troviamo la narrazione della discesa dello Spirito Santo nell'anima degli Apostoli riuniti nel Cenacolo. È chiaro che il mistero che oggi contempliamo è un mistero grande, riguarda l'azione della terza persona della Santissima Trinità nell'anima del credente e quell'azione che, infondendo la grazia di Dio, porta anche gli Apostoli ad assumere il senso della propria missione e svolgerla con slancio e con coraggio. Ma da questo evento che contempliamo nelle letture di oggi possiamo trarre anche una analogia con qualcosa che avviene in ambito educativo. In fondo, la persona che cresce talora vive dentro di sé dei sentimenti ambivalenti che possono avere una analogia con quelli vissuti a suo tempo dagli Apostoli. In fondo anche gli Apostoli avevano da un lato il senso del lutto per la perdita, la morte di Gesù, dall'altro lato la gioia per la consapevolezza della sua risurrezione e gli incontri, gli insegnamenti che avevano avuto dal Cristo risorto. Ecco che in questa situazione di ambivalenza l'azione dello Spirito Santo li aiuta ad andare oltre, a camminare verso nuovi orizzonti, a prendere su di sé la missione che è stata loro affidata. In fondo, nei momenti di difficoltà, di fatica, di fragilità, ma anche nei momenti in cui le persone che ci sono affidate devono fare delle scelte, anche il cosiddetto orientamento, anche nella scuola, sono tutti momenti in cui uno vive questo senso di ambivalenza ed in cui è importante la presenza e l'azione dell'educatore e dell'insegnante. È chiaro che l'educatore non può infondere la grazia o la forza dello spirito nell'animo delle persone che gli sono affidate, ma l'educatore con la sua presenza può dare sicurezza, dare il messaggio: guarda che ci sono per te. E questo è un messaggio che ti dà sicurezza nel momento della fatica, che ti dà sicurezza nel momento della prova, ma anche con la propria parola accompagnare in modo discreto, ma presente, attivo, anche i momenti di scelta, anche i momenti in cui il nostro allievo, le persone che ci sono affidate, devono prendere delle decisioni e trovare nel momento in cui devono prendere una decisione, nella parola dell'insegnante, nella parola del maestro, quello spunto, quella suggestione chiarificatrice che in qualche modo potrà portarli a guardare meglio dentro se stessi, per guardare avanti verso la strada da prendere, verso le decisioni da assumere, verso il cammino che saranno chiamati a percorrere.